Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi con questo video vorrei raccontarvi il mio viaggio in Alsazia, che è una regione della Francia veramente bellissima. È un viaggio che io ho fatto ormai tantissimi anni fa, perché era il 2008, quindi spero davvero di riuscire a ricordarmi tutto quello che ho visto e di riuscire a trasmettervi, anche se è passato tanto tempo, tutto l'entusiasmo che io mi sono portata a casa dopo questo viaggio. Come al solito vi rimando al mio sito www.giramondo.biz perché lì potete trovare tutte le informazioni dettagliate e il materiale turistico da scaricare gratuitamente in PDF. Questo video è un momento di condivisione perché mi fa piacere comunque raccontarvelo, fare due chiacchiere con voi e parlarvi un po' del mio viaggio, ma per le informazioni precise, gli indirizzi, insomma tutte queste cose, potete tranquillamente visitare il mio sito e lì trovate tutto. Allora, io come vi dicevo sono stata in Alsazia nel 2008 e ci sono stata nella settimana di Ferragosto, che normalmente è un periodo dell'anno che io veramente detesto per andare in ferie. Perché a parte i prezzi elevati, ma poi c'è molto caos, ci sono troppe persone in giro, troppe code da fare in autogrill, in autostrada, è molto caldo, quindi comunque è un periodo dell'anno che a me non piace. Quell'anno siamo stati costretti per motivi di lavoro ad andare in ferie proprio in quella settimana e quindi abbiamo cercato io e il mio compagno una località che non fosse troppo caotica e soprattutto che non fosse calda. Eccessivamente calda e quindi abbiamo scelto Strasburgo, che è appunto una città dell'Alsazia. Siamo partiti da Milano e siamo arrivati a Strasburgo dopo quasi 7 ore di viaggio, non perché sia così tanto lontano da Milano, ma perché appunto, come dicevo prima, il fatto che fosse la settimana di Ferragosto ci ha costretto a passare la maggior parte del viaggio fermi in coda in autostrada sotto il sole. Il punto in cui abbiamo trovato veramente molta coda è stato il passo del Gottardo, che è al confine con la Svizzera. Questo accade perché nel passo del Gottardo praticamente ci si infila in un tunnel con la macchina e c'è un semaforo. Questo semaforo scatta il verde e fa passare soltanto due o tre macchine alla volta, quindi poi scatta di nuovo il rosso e bisogna di nuovo aspettare il proprio turno per passare, quindi è veramente una cosa molto molto lunga. E il viaggio io lo ricordo veramente un po' come un incubo perché è stato davvero faticoso e sofferto perché poi era molto caldo. Comunque siamo riusciti ad arrivare finalmente a Strasburgo, che ormai era praticamente sera, e abbiamo trovato con molta facilità il nostro residence. Per i dettagli sul residence, come vi dicevo, vi rimando al mio sito perché lì potete trovare le fotografie, tutto insomma quello che riguarda il residence. Però devo dire la verità, è un residence che io vi consiglierei solo in parte, nel senso che era tenuto molto bene, per carità, quello niente da dire, però noi abbiamo preso un appartamento per due, perché comunque eravamo in due, ma era eccessivamente piccolo, quindi eravamo molto sacrificati, non c'era neanche lo spazio per mettere via la valigia, quindi siamo dovuti rimanere tutta la settimana con la valigia ai piedi del letto. Quindi insomma eravamo sacrificati, poi anche le pentole, le stoviglie erano proprio contate, centellinate, quindi se avevamo bisogno di una forchetta in più dovevamo praticamente rilavare quella che stavamo già usando perché non ce n'era una in più. Quindi insomma diciamo che non era proprio il residence migliore nel quale sono stata. Però ripeto, come pulizia e come prezzo era ottimo perché costava veramente molto poco ed era pulito, quindi se magari vi potete adattare, allora va benissimo anche quello. Magari l'unico consiglio è di prendere almeno l'appartamento per tre se siete in due, tanto da avere almeno un buco per mettere via la valigia, perché altrimenti davvero poi vi inciampate nella valigia praticamente perché rimaneva proprio nei piedi. Comunque, a parte questa piccola parentesi sul residence, che comunque ripeto potete visionare sul mio sito, devo dire che è stata una vacanza veramente favolosa. I posti sono stupendi, mi sono piaciuti tantissimo e ho visto delle cose veramente che non mi aspettavo di vedere. Il primo giorno, siccome eravamo un po' stanchi per il viaggio, abbiamo deciso di fare un giro molto semplice, molto tranquillo nel centro storico di Strasburgo.
E lì è stata la prima sorpresa, perché quando siamo arrivati nel centro storico io ho visto tutte queste casette tipiche alsaziane e sono rimasta veramente estasiata. Casette tipiche col tetto spiovente sembrano davvero delle casette di marzapane, sono sparse un pochino per tutto il centro storico e sono veramente eccezionali. Molto imponente e molto bella la cattedrale in stile gotico. Io consiglio di vedere perché all'interno contiene un orologio astronomico che ogni giorno alle 12:30 attiva un meccanismo che mostra, diciamo, la benedizione di Cristo, il passaggio degli apostoli e c'è un gallo che canta 3 volte. Regardez maintenant tout en haut. Les apôtres passeront le Seigneur qui les bénit. Au passage du quatrième apôtre, le coq placé sur la tourelle à gauche bat 3 fois des ailes et chante pour la première fois. Au passage du huitième apôtre, le coq chante pour la deuxième fois. È molto particolare, molto suggestivo, quindi vi consiglio di vederla. Inoltre la cattedrale all'interno è molto ampia, molto bella, ha delle vetrate colorate, insomma è davvero un monumento storico, secondo me, di grande valore. Sempre a Strasburgo, ovviamente, abbiamo visitato il centro storico, quindi abbiamo passeggiato per le stradine. Ci siamo lasciati molto affascinare da queste casette, appunto, come avete visto, che sembrano quelle di Hansel e Gretel perché sono veramente particolari. E siamo arrivati in una zona del centro storico che si chiama la Petite France, cioè la piccola Francia. Io ve la faccio vedere sulla cartina. Allora, questa è la cartina del centro storico. Io spero che si veda più o meno abbastanza bene. Praticamente, la Petite France rimane qua e la cattedrale rimane qua, quindi vedete che la distanza è abbastanza breve, quindi si può raggiungere tranquillamente. Noi ci siamo arrivati a piedi tranquillamente. Consiglio di vedere questa zona della città perché è veramente molto romantica, molto particolare. Ci sono le case del 1500. È davvero un paesaggio molto pittoresco quello che vi troverete davanti in questo quartiere di Strasburgo. Da segnalare perché è molto bello è il fiume con i ponti coperti. Si chiamano ponti coperti anche se in realtà adesso non hanno più nessuna copertura, però sono veramente particolari, veramente belli. Poi, sempre passeggiando per le strade di Strasburgo, ci siamo resi conto che c'erano un sacco di negozi di souvenir e quasi tutti questi negozi avevano delle cicogne di peluche. E io mi sono chiesta come mai, e poi ho scoperto, stando lì, perché io vi dico la verità, non lo sapevo, che la cicogna è il simbolo dell'Alsazia. E quindi sono rimasta abbastanza affascinata da tutti questi souvenir che vendevano a tema cicogne, perché poi le cicogne erano anche stampate sopra, tipo i grembiuli da cucina, sopra le tovagliette, piuttosto che sopra gli stampi per la torta, insomma erano un po' ovunque. Quindi mi sono un po' lasciata affascinare, diciamo, e anch'io mi sono comprata il mio souvenir, che è questa piccola cicogna qua. Questa con scritto Alsazia qua di lato, spero si veda, ve la avvicino, che è veramente, insomma, particolare, carina, insomma, è semplicemente un souvenir, vabbè, un portachiavi questo, però io l'ho scelta piccola perché casa mia è piccolissima, io ho già un peluche abbastanza grosso, se avete visto il video sui preferiti di giugno sapete a cosa mi riferisco. Quindi insomma non era il caso di prendere una cicogna gigantesca e quindi ho preso questa, però insomma volevo farvela vedere perché questo è l'unico souvenir che io mi sono comprata durante questo viaggio. Poi, sempre passeggiando per le strade di Strasburgo, siamo arrivati davanti a un negozio che ci ha colpito perché era pieno di colori, vendeva i biscotti tutti di colori diversi, quindi poi questa vetrina tutta colorata ovviamente ha attirato la nostra attenzione. Ed è un negozio veramente particolare perché vende biscotti di ogni sapore, di ogni forma, insomma veramente dei biscotti invitanti, ma la particolarità è
è che nel momento in cui vi vendono i biscotti, ve li confezionano come se fosse un pacchetto regalo e li mettono all'interno di scatole di latta che poi sono scatole da collezione perché sono molto belle, quindi questa è una particolarità. Si chiama Le Cure Gourmand ed è una catena di negozi presenti un pochino in quasi tutte le città della Francia, nel senso che è molto diffuso per le varie città della Francia, perché quando mi hanno dato il sacchetto con i biscotti dentro, io ho visto che sul sacchetto c'erano scritte tutte le città in cui si trova questo negozio, quindi diciamo che è un po' sparso in tutta la Francia. Anche per vedere e visitare il sito di questo negozio potete andare sul mio sito e trovate il link che insomma vi porta direttamente al sito del negozio, quindi potete anche vedere dove sono i vari punti vendita. E vi consiglio davvero di farci un salto se per caso vi trovaste da quelle parti, perché davvero è un negozio che al di là del fatto che possano piacervi o meno i biscotti, è proprio bello da vedere, perché davvero ha una, come dire, una vetrina che è qualcosa di spettacolare. Il secondo giorno abbiamo scelto di andare a Colmar, che è una cittadina che è abbastanza vicina a Strasburgo. Quando siamo arrivati in questa cittadina siamo veramente rimasti molto colpiti e abbiamo anche capito perché Colmar è chiamata la piccola Venezia, perché ci sono un sacco di corsi d'acqua attraversati da ponticelli fioriti, di queste case così belle, così colorate, che vi faranno pensare di essere entrati dentro una cartolina. Rimasta davvero colpita da Colmar, perché davvero sembra di entrare proprio in un paesaggio pittoresco, in un paesaggio quasi, quasi finto, ma finto nel senso buono, perché è davvero, davvero molto bello tutti questi colori, questi fiori tenuti benissimo, perché poi in Francia io non so come facciano, ma ovunque, perché io la Francia l'ho girata abbastanza, l'ho vista quasi tutta, e ovunque ci sono dei fiori stupendi tenuti in un modo esemplare, e Colmar non è da meno, perché appunto c'erano questi fiori favolosi. A Colmar abbiamo provato ad assaggiare il brezel. Ero molto attratta da questo alimento, diciamo, però me lo aspettavo completamente diverso. Infatti, quando l'ho assaggiato, sono rimasta un po' delusa e ho detto: caspita, non mi piace. Invece, poi devo dire la verità che con il tempo, quando ho provato a riassaggiarlo, invece mi è piaciuto. Quindi, in qualche modo, l'ho apprezzato, ma l'ho apprezzato dopo, perché lì per lì invece mi aveva deluso. Il terzo giorno abbiamo deciso di andare nella Foresta Nera, che è proprio vicino, è proprio al confine con Strasburgo, si trova in Germania ed è un posto talmente bello e talmente particolare che io ho pensato sulla Foresta Nera di fare un video a parte. Quindi tutte le informazioni sulla Foresta Nera e la condivisione di questa escursione, di questa tappa che abbiamo deciso di fare, la trovate nell'altro video, vi lascio il link in descrizione, perché inserirla in questo video mi sembrava riduttivo, perché ci sono da dire un po' di cose e non posso ovviamente fare un video lungo mezz'ora, quindi cercando di concentrare un po' tutto nello stesso video, ho deciso di lasciare a parte la Foresta Nera proprio per poterci dedicare un po' più di tempo e per dirvi comunque due o tre cose che sono veramente particolari e che vi consiglio caldamente di andare a vedere. Il quarto giorno siamo andati a vedere il Fort Musique e la Ligne Maginot, che sono due luoghi, diciamo, della Prima Guerra Mondiale. L'unica cosa è che noi eravamo partiti con l'idea di andarli a vedere, poi in realtà ci hanno dato delle informazioni che ci hanno fatto un po' desistere, perché il Fort Musique in realtà si può visitare, ma solo ed esclusivamente con la guida, che non è in lingua italiana, perché è soltanto in francese, in inglese e in tedesco. Quindi ovviamente non abbiamo potuto fare questa guida, perché comunque il mio compagno non sa il francese, io non so l'inglese, quindi sarebbe stato un po' problematico e abbiamo deciso di lasciar perdere. Ma non è solo questo il problema. Il problema è che questo percorso è lungo circa 2 km, è fatto tutto di sali scendi con delle scale, ci sono molte scale e soprattutto si scende nei bunker, quindi c'è molta umidità. Io
E a noi, siccome quelli non sono posti caldi, perché Strasburgo comunque non è una città calda, è una città piuttosto fresca, noi comunque avevamo la giacca anche se era Ferragosto, quindi andare proprio in un luogo così umido, tra l'altro ci hanno detto che poteva esserci del fango, insomma ci sembrava un po' una sfacchinata, abbiamo lasciato perdere. Però per chi è interessato comunque a visitare i luoghi della Prima Guerra Mondiale, andare a vedere questi reperti storici, è comunque interessante perché si può entrare proprio all'interno del bunker, si possono vedere i dormitori dei soldati, si può vedere il vecchio ospedale, si possono vedere delle scene che sono state riprodotte con dei manichini ovviamente, ma sono state riprodotte, sono delle scene della vita vera dei soldati che erano in prima linea durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi insomma è molto, molto interessante, comunque è un pezzo di storia importante e se siete appassionati vi consiglio comunque di provare a fare questo giro perché può essere davvero molto bello e può lasciarvi davvero qualcosa di importante. Potete vedere dalle immagini si può proprio entrare all'interno della vita che facevano i soldati durante la Prima Guerra Mondiale. Siamo poi andati anche a vedere la linea Maginot, che è sempre un luogo della Prima Guerra Mondiale, però quando siamo arrivati abbiamo trovato chiuso, quindi l'abbiamo visto da fuori. E siccome il tempo a nostra disposizione non era così tanto, abbiamo pensato di dare un'occhiata da fuori, quindi il carro armato, insomma un po' l'ambientazione, ma di non ritornare poi il giorno dopo perché altrimenti non avremmo avuto poi il tempo per vedere altre cose. Il giorno successivo siamo andati a vedere il monastero di Saint-Odile. È un posto veramente spettacolare, rimane un pochino in altura, ma quando si arriva in alto si può godere di un panorama che è veramente mozzafiato. Si può vedere dall'alto tutta la campagna alsaziana e se la giornata è limpida addirittura si può vedere la Foresta Nera. Inoltre il monastero in sé è veramente imponente, veramente molto bello e ci sono all'interno di piccole cappellette, diciamo che sono sparse un pochino lì fuori, dei decori e degli affreschi veramente belli. Quindi io sono rimasta molto colpita da questo luogo perché è veramente un luogo in cui ci si sente in pace perché c'è un silenzio veramente piacevole, c'è questo panorama stupendo ed è comunque un luogo sacro che in qualche modo, almeno su di me, ha sempre un po' un effetto di una mi lascia sempre una sensazione di pace, di tranquillità. Quindi comunque è stata veramente una gita che ho apprezzato. Noi abbiamo scoperto questo luogo un po' per caso, però se andate sul sito trovate le indicazioni per arrivarci. E direi che insomma, meno male che ci siamo arrivati un po' per caso, ma che ci siamo arrivati perché davvero meritava, è veramente bello, soprattutto se vi piace andare a vedere qualche luogo che vi permetta di guardare, il panorama dall'alto, perché quello veramente è stupendo. Il penultimo giorno della nostra vacanza ci siamo svegliati con la pioggia e quindi abbiamo pensato di andare a visitare il parco dell'Orangerie che si trova nella città di Strasburgo, un pochino in periferia. E abbiamo pensato a questo parco perché era un luogo veramente suggestivo e il fatto che stesse piovendo a noi piaceva molto perché insomma ci stuzzicava l'idea di avere il parco tutto per noi, poter passeggiare tranquillamente anche se sotto l'ombrello, ma senza il caos che magari di solito si può trovare nel parco. Noi volevamo un pochino di pace, quindi abbiamo pensato che un giorno di pioggia fosse perfetto per visitare questo parco. E devo dire che sono rimasta veramente colpita dai colori che mi sono trovata davanti. Ci sono dei fiori profumati e coloratissimi, veramente spettacolari. Inoltre, siccome il periodo comunque si stava un po' avvicinando al mese di settembre, c'era già qualche colore dell'autunno, quindi c'erano questi alberi con queste foglie che avevano già i colori autunnali e tutto, questo rendeva il parco ancora più affascinante. Inoltre, all'interno del parco è possibile vedere le cicogne. Quindi, mentre noi stavamo camminando per le strade di questo parco, abbiamo incontrato spesso delle cicogne. C'erano proprio delle cicogne che camminavano insieme a noi praticamente ed è stata veramente una bella esperienza perché io non avevo mai visto le cicogne dal vivo e mi è piaciuto molto poterle vedere. Sono degli animali comunque molto belli, molto affascinanti e sono davvero contenta di aver avuto l'occasione di vederle.
Un'altra cosa che siamo andati a vedere sempre quel giorno lì, perché comunque abbiamo pensato che con la pioggia ci potesse stare, è stato il Giardino delle Due Rive, che è famoso perché al suo interno c'è la passerella che unisce la Francia alla Germania. All'interno di questo parco è possibile, diciamo, attraversare questa passerella a piedi e raggiungere appunto la Germania. Noi non abbiamo attraversato tutta la passerella per mancanza di tempo, però ne abbiamo fatto un pezzo e devo dire che è stato carino perché comunque attraversando il ponte si aveva la possibilità anche di vedere il Reno e di vedere comunque un bel paesaggio. L'ultimo giorno, siamo andati a fare un giro in macchina perché volevamo attraversare tutta la campagna alsaziana e tutti i tipici paesini. E quello che veramente ci è stato utile e direi quasi vitale è stata questa cartina qua. Questa cartina è, ritirabile gratuitamente presso il centro del turismo, dell'Alsazia. Io però vi ho fatto una scansione in PDF di questa cartina e potete trovarla anche sul mio sito, però ripeto, se magari andate sul luogo andate a prendere proprio la cartina questa perché rispetto ad una stampa magari che potete fare in PDF sicuramente è più pratica. Inoltre io vi ho scannerizzato soltanto la parte che riguarda diciamo la mappa che sarebbe questa qua. E non ho scannerizzato la parte dietro, quindi comunque se andate sul posto vi consiglio di andarla a ritirare. Questa è bella perché praticamente indica una serie di percorsi che si possono fare all'interno della campagna alsaziana. Ci sono un sacco di strade. C'è la strada dei villaggi pittoreschi, la strada del vino, la strada della carpa fritta, insomma la strada della campagna del nord, insomma tutte queste strade che sono davvero qualcosa di spettacolare perché io vi assicuro che i paesini dell'Alsazia, la campagna alsaziana, sono qualcosa di spettacolare. Ci siamo resi conto di quanto sia bella l'Alsazia, di quanto sia pittoresca, di quanto sia caratteristica. Io avrei veramente fotografato ovunque. Ovviamente non potevo fotografare proprio tutto, nel senso che, vabbè, nessuno me l'avrebbe impedito, però comunque, insomma, avrei fotografato proprio ogni millimetro perché davvero non c'è stata una cosa che non mi è piaciuta. È stato veramente un bel viaggio. E devo dire che è stato ancora più bello perché se pensiamo che era partito un pochino come quasi un ripiego, perché era la settimana di Ferragosto, perché stavamo cercando un posto economico e poco caotico, insomma, sembrava quasi di averlo scelto per esclusione, invece poi quando siamo arrivati lì siamo rimasti veramente molto soddisfatti. Quindi è un viaggio che io vi consiglio, sono località che io vi consiglio di andare a visitare perché davvero sono qualcosa di spettacolare. È proprio come entrare dentro una cartolina, come entrare dentro uno di quei villaggi delle fiabe dei fratelli Grimm. È proprio qualcosa di veramente bello, quindi è un viaggio super consigliato. Poi purtroppo non ho altro da aggiungere perché la vacanza è durata solo una settimana, quindi poi siamo dovuti ritornare a casa e insomma la vacanza è finita, però mi ha lasciato davvero tanta bellezza negli occhi. E nonostante siano passati tanti anni, perché io questo viaggio l'ho fatto nel 2008, ancora oggi, quando mi ricordo di quel viaggio, ne sono entusiasta. Quindi comunque sono riuscita a portarmi dietro per anni proprio il fascino che ha esercitato su di me questo luogo. Quindi ve lo consiglio. Mi fermo perché altrimenti vado avanti all'infinito. Vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video e buona serata a tutti.